Parliamo di amore e di amicizia e di quali possono essere le differenze. Recentemente, un mesetto e mezzo fa, ho fatto due video che tematizzavano proprio l'amicizia e l'amore da amici a amanti, viceversa, eccetera. E vabbè, se è un argomento che ti interessa, ti consiglio di andarli a vedere appunto sul canale. E questi hanno suscitato una serie di commenti, no? Soprattutto sui social in cui mi veniva chiesto: ma dottore, perché non parla anche dell'amicizia? Perché lei parla sempre della relazione di coppia, però questi video, insomma, che trattano anche un sentimento, se vogliamo, simile, una relazione, se vogliamo, simile, sono interessanti. E allora eccoci qui: amore e amicizia. Come sempre è un tema troppo ampio per poterlo affrontare in maniera esaustiva, non ho la presunzione di poter essere completo in ciò che andrò a dire, voglio solo fare qualche riflessione su quali possono essere delle caratteristiche comuni, ma anche delle differenze nette, certe, che ci sono tra l'amore e l'amicizia, perché molto spesso vengono utilizzati come sinonimi, molto spesso si sente dire che due amanti, quindi due innamorati, devono anche essere capaci di essere amici, eccetera eccetera. Però poi quando uno si chiede che cos'è l'amicizia e che cos'è l'amore, si fa un sacco fatica a definire il tutto con chiarezza. E quindi, se vogliamo riflettere così su queste due tematiche, possiamo cercare di capire non tanto che cosa sono, ma che cosa li differenzia, che cosa li contraddistingue in rapporto l'uno all'altro. Perché è vero che sono simili, ma non sono sinonimi, cioè è vero che hanno dei punti di continuità, no? E quindi di contatto, amore e amicizia, ma non sono sinonimi, sono due cose diverse, sono due relazioni calde, sono due relazioni importanti, sono due relazioni votate o potenzialmente votate al benessere, questo della persona, no? O delle persone che le vivono, quindi questo determina che possono essere a tratti simili, no? Avere dei punti di continuità, ma sono molto diverse perché l'amicizia è più su un versante stabile, su un versante sicuro, su un versante continuo, cioè l'amicizia ha più a che fare con l'idea di presenza e l'idea di rassicurazione. Quante volte gli amici veri sono amici che magari non abbiamo bisogno di vedere in continuazione, e questa è un'altra differenza con l'amore. Non sono persone che dobbiamo vedere per forza tutti i giorni, che dobbiamo sentire tutti i giorni. Tante volte, ad esempio, a me è capitato negli anni, alcuni amici li ho costruiti, altri li ho persi, però quelli che rimangono sempre sono quelli che magari non devo sentire neanche tutte le settimane, ma che poi quando sento permettono sempre di ripartire da quel punto, cioè come se ci fossimo visti il giorno prima. E quindi questo trasmette, no? Un senso di continuità, un senso di rassicurazione, un senso di stabilità, ok? E al tempo stesso non hanno mai dei picchi, cioè non hanno mai degli scossoni, soprattutto le amicizie, quelle vere, quelle durature, che non vuol dire che non si litiga con quella persona, non vuol dire che non si litiga con gli amici si litiga, ma la relazione, nonostante il litigio, non viene necessariamente messa in discussione. La relazione viene, ora passami un termine che magari non è bello, ma per far capire, viene data per scontata, cioè viene data per certa. La relazione è lì, la relazione c'è, ok? Quello che abbiamo costruito nel tempo è lì. Proprio perché non ci amiamo, ma siamo amici, possiamo tollerare di avere una crisi, possiamo tollerare di avere un disaccordo, possiamo tollerare una litigata, ma non mettiamo in discussione necessariamente la relazione. L'amore è una relazione calda, è una relazione appagante, è una relazione che permette un'evoluzione, così come l'amicizia, ma è diversa dall'amicizia perché è molto più intensa, ma è anche molto più ballerina, cioè è fatta da picchi, è fatta da up, quindi da momenti di idillio, di grande condivisione, ma è fatta anche da momenti di down, è fatta da grandi crolli, riesce ad avere su di noi un impatto emotivo molto più forte. È come se l'amore, per definizione,
abbia comunque una parte, cioè porta con sé una parte di montagna russa, perché tocca un'intimità che noi vorremmo propendere o far propendere verso la stabilità, ma è meno stabile dell'amicizia, è meno certo, è meno scontato, no? Se vogliamo usare il termine di prima. Deve essere continuamente, costantemente nutrito. Se una persona l'amiamo, abbiamo bisogno di sentirla, di vederla. Comunque occupa necessariamente la nostra testa in modo quotidiano. Dobbiamo dimostrare questo amore, cosa che nell'amicizia magari non è sempre necessaria. Dobbiamo far sentire la presenza, dobbiamo avere e condividere una progettualità. Le litigate, le discussioni, soprattutto se protratte, mettono in dubbio la relazione, fanno dire ma questa è la persona giusta, perché è più complicato. L'amore è più complicato e spesso è anche più breve dell'amicizia stessa, perché vive di questi scossoni e non sempre le persone sono disposte, come avviene nell'amicizia, a vivere questi scossoni, perché questi scossoni, dato che ce ne sono di più, dato che sono più intensi rispetto all'amicizia, hanno una risonanza emotiva importante e hanno un ruolo emotivo importante, cioè sono un fattore determinante per il benessere della persona, così come lo è l'amicizia, ma in amore ovviamente diventa più intenso. E quindi, per quanto, ripeto, amore e amicizia spesso sono usati come sinonimi, non lo sono, hanno dei punti di continuità, ok? Sono simili a tratti, ma sono anche molto molto diversi. L'amore è più intenso, è più ballerino, ha degli up e dei down e deve essere coltivato, nutrito, manifestato. L'amicizia ha la licenza di poter essere vissuta, ok? Per cui da un lato siamo rassicurati da una continuità della relazione, dall'altro però non siamo costretti in continuazione a dover dimostrare, a dover coltivare, a dover rassicurare l'altro. E questo a volte la rende più facile, a volte la rende più difficile, a volte la rende meno intensa, così come di conseguenza vale per l'amore. Ora, con questo video, ripeto, non voglio dare necessariamente delle risposte, voglio solo provare a portare un po' di ordine, perché molte volte mi sento anche dire per coppie che magari sono insieme da tanto, non riusciamo più a capire se siamo amanti, se siamo innamorati, se siamo amici, viceversa, non riesco a capire se questa amicizia può diventare qualcosa di più, eccetera. Prova a partire da qui, prova a rispondere a queste domande e capire dove la tua relazione, che sia amore o che sia amicizia, si colloca e prova a fare ordine. Poi, se vorrai ovviamente approfondire nei commenti, te ne sarò grato, perché insomma c'è ancora tanto, tantissimo da dire, quindi sentire anche la tua opinione per me diventa ovviamente un valore. A presto.